A questo convegno incontriamo un radicale storico, Antonio Borrelli. Non lo vediamo in occasione di eventi radicali da un po' di tempo. Molto contento di averlo rivisto qui a questo convegno organizzato da Radicali Roma. Come ti pare che stia andando, Antonio? E ovviamente siamo nella pausa pranzo con un catering organizzato alla perfezione. Infatti, come si può ben vedere, sto mangiando, mi hai preso con il sorcio in bocca. Oh, ma io sono piacevolmente sorpreso. Bellissimo, io rientro praticamente, salvo qualche puntatina dopo oltre 10 anni, e così faccio tra i radicali dagli anni 70 addirittura. Sono piacevolmente sorpreso, e non solo per questo ottimo catering che è offerto, che pare che sia una prassi dell'associazione Radicali Roma, che io ero tra i primissimi quando sorse, credo nel 1996-97, credo si parlasse di quegli anni lì. Non mi piacque poi lo sviluppo immediato, lo trovo invece sorprendentemente, vedo tutti belli, vedo tutti molto ben impegnati, un'immagine di grande decoro, di grande impegno e di grande competenza. Quindi sono davvero entusiasta di essere tornato. Allora, Antonio, potremo avere l'occasione di vederti anche alle riunioni Radicali Roma che si svolgono il martedì sera? Se qualcuno mi paga l'iscrizione, 30 euro, perché io non lavoro ormai da... No, ma si può partecipare comunque sia, ci mancherebbe. Io ci tengo, siccome a me piace sempre dire la mia, intervenire, avere titolo, no, io ci tengo ad essere iscritto. Poi sai, ho avuto la disgrazia di andare e uscire fuori di Roma. Io sono uno che è stato espulso a Roma e ho avuto la disgrazia di comprare una casa con un mutuo. Oggi questa casa vale meno del mutuo acceso, insomma, ti vuoi far ben capire. Perso il lavoro è un dramma anche per muoversi, quindi non è logisticamente facile intervenire, e quindi diciamo che un'iscrizione può anche essere più motivante, insomma, ecco, anche. Vabbè, si provvederà. Grazie, Antonio Borrelli. Grazie a te.